Guarda e Tg Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Il tema dell'aborto, ora un tema che torna di attualità ogni venerdì di fronte alla clinica privata Villa Igea di Ancona. Aborto come scelta, aborto come peccato, il dissidio sul tema dell'interruzione volontaria di gravidanza è arrivato alle porte della casa di cura di Villa Igea ad Ancona, struttura accreditata per questo tipo di servizio. Da circa un anno infatti, ogni primo venerdì del mese davanti alla clinica di Via Maggini, manifestanti di diversi schieramenti a favore e contro l'aborto organizzano presidi per sensibilizzare sul tema. Iniziativa lanciata inizialmente dall'associazione Con Cristo per la Vita, che organizza gruppi di preghiera davanti alla sede della clinica, a cui poi hanno fatto seguito presidi organizzati dall'associazione Luca Coscioni, insieme a esponenti di diversi partiti politici come Più Europa Centro Marche, Radicali Marche e altre realtà associative a tutela delle donne e della legge 194. È un giorno di riparazione in cui si vuole non solo sensibilizzare al rispetto della vita, ma si vuole anche riparare davanti a Dio, che è l'autore della vita e che ha dato la vita a ogni essere umano che viene concepito nel grembo di una madre, non solo col fatto di un corpo fisico che viene trasmesso ai genitori, ma con un'anima spirituale che ogni essere umano concepito riceve da Dio nell'istante del concepimento. Quindi è Dio che viene offeso prima di tutti quando viene uccisa una vita. Chi arriva a compiere questa scelta ovviamente lo fa dopo un percorso, così come stabilito dalla legge stessa, e comunque appunto anche psicologicamente tutto è una scelta molto difficile. Le donne che decidono di compiere questa scelta vanno rispettate senza se e senza ma. Avete ricevuto lamentele da parte delle vostre pazienti? Non particolarmente, qualcuno che si è lamentata per il presidio esterno, ma basta, insomma, ecco. Quindi a noi interessa che questo venga fatto in una condizione di civiltà. La legge 194/78 che legalizza l'interruzione volontaria di gravidanza ha compiuto 40 anni lo scorso anno.